Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ilaria e oggi parliamo di tatuaggi. È una vita che mi richiedete il video update sui miei tatuaggi. Sapete che è una cosa che nel corso degli anni ho sempre aggiornato piano piano, primo perché è una cosa. È un argomento di cui mi piace parlare tanto. È una delle mie grandi passioni, ovviamente ne ho tanti, lo sapete. Questa cosa è sempre stata molto controversa. Non so perché la gente si impicci sempre sul corpo degli altri. È una cosa che mi dà estremamente fastidio. In generale, per qualsiasi cosa, non so perché la gente interessi tanto quello che fanno gli altri. Cioè, finché non dà fastidio a loro, cioè, che cosa vi cambia? Non l'ho mai capito. Così, premessa, PS, apro e chiudo parentesi. Detto ciò, appunto, lo sapete, ne ho tanti. In realtà, principalmente su braccia e gambe. Non tocco altre parti del mio corpo, semplicemente perché sapete che ho perso molto peso. Sono ancora in fase di perdita peso e non voglio andare appunto a toccare zone dove magari poi io dovrò intervenire in maniera chirurgica per pelle in eccesso, cose e farci un tatuaggio, cioè sarebbe veramente stupida come cosa, quindi mi sono mantenuta su zone in cui so che posso andare. Anche perché probabilmente se fosse per me avrei molti più tatuaggi di adesso. Detto ciò, io non mi ricordo perché molto male, Ilaria, non mi sono aggiornata. Qual è stato il mio ultimo video dei tatuaggi? Però ce lo andiamo a cercare adesso insieme, perché no? Per capire effettivamente dove eravate rimasti, perché adesso vi faccio apparire la playlist, non mi ricordo mai se è di qua o di qua, dei video appunto che ho fatto sui miei tatuaggi nel corso di questi anni, così magari potete andarvi a recuperare gli altri, perché in questo vi farò vedere solo quelli nuovi, non partiamo dai primi perché sennò ragazzi un casino, e tra l'altro, piccolo PS, non so se avete visto anche uno degli ultimi vlog, sto iniziando delle sessioni laser per rimuoverne alcuni, per poi farne altri sopra, perché non mi vento di nessuno dei miei tatuaggi, neanche di quelli che sto rimuovendo, semplicemente li sto rimuovendo o perché si sono rovinati nel corso del tempo, magari sono stati fatti male, tipo quelli che appunto ho sulle dita, oppure, qui torniamo al fatto di cosa mi vento soltanto di averne fatti alcuni troppo colorati. Tornassi indietro io li farei tutti e solo in bianco e nero, qualsiasi tipo di tatuaggio. A parte, vabbè, questi qua che sono appunto in bianco e nero e che magari hanno qualcosa di colorato, però in generale quelli proprio troppo colorati, tipo quello che ho sulla gamba delle principesse Disney, non lo farei colorato. Quella è l'unica cosa di cui mi sono pentita, tra virgolette, però pace e amen. Quindi appunto sto rimuovendo alcuni dei tatuaggi che secondo me non ci stanno più con l'idea che ho di come voglio fare il braccio, per poi farne altri sopra. L'ultimo video update che vi ho fatto credo sia del 2018 e mi ricordo anche quali sono gli ultimi che vi avevo fatto vedere. Questo qui che avevo fatto per mio nonno e anche lo stesso sempre sul piede. Da quell'ultimo video diciamo che mi sono spostata perché prima inizialmente facevo tutti i tatuaggi sul braccio sinistro, poi ho detto vabbè, ma che fai, non riempi anche il destro? E quindi diciamo ho cominciato a riempire anche questo, quindi vi faccio vedere quelli nuovi che ho su questo braccio qui. Prima tra tutte credo di avervelo anche già fatta vedere perché avevo fatto il vlog quando sono andata a farlo. Il tatuaggio di Mercoledì Adams. Eccola qui, che è proprio sulla parte davanti del braccio. Ovviamente vi metterò una clip dove si vede bene perché sono molto fiera di tutti i miei tatuaggi, perché sono proprio belli. Magari caotici, perché chi li vede dice ma che c'entra questo con questo, però alla fine è corpo mio, passioni mie e ci metto un po' insomma quello che mi ispira per ricordare emozioni, sensazioni. Detto ciò, il perché di questo tatuaggio sono molteplici. Prima tra tutte ovviamente il personaggio, come vi ho già detto diverse volte, ha un carattere particolare e a tratti ricorda un po' quello di Mercoledì Adams, a parte del fatto di voler ammazzare chiunque trovi sul suo cammino. Diciamo che sono una versione soft della Mercoledì Adams che vedete, ho anche le treccine in questo caso, quindi mi ritrovo molto nel personaggio. In più ho sempre voluto fare un tatuaggio di qualcosa che mi ricordasse effettivamente il periodo di Halloween e tutto il fattore, sapete se mi seguite su Instagram, che io faccio molti look per Halloween e mi piace tantissimo farli con gli effetti speciali, le protesi, i colori ad alcol. L'ho fatto proprio anche in quel periodo e ho detto qual è il miglior look di Mercoledì Adams, che effettivamente ho anche fatto diverse volte, sia la versione più classica, sia quella Poison
Quindi ci ho messo anche la boccettina di veleno in mano e ovviamente non poteva non essere contornata dal verde che ho messo anche nei suoi occhi. Quindi questo tatuaggio mi piace veramente un casino. Mi fermano sempre tutti e mi fanno i complimenti perché proprio la faccia è bella, ok? Poi sopra, quindi in questa zona qui, troviamo un tatuaggio che ho voluto fare per celebrare e ricordare per sempre, anche se ovviamente non lo ricorderò per sempre, insomma c'è bisogno di un tatuaggio. Però il mio film preferito, che se mi conoscete almeno poco così lo saprete, è Avatar, che tra l'altro è un film che è uscito più di 11 anni fa e di cui stiamo ancora aspettando il secondo. James Cameron, la mia pazienza ha un limite, molto presto mi aspetto di vedere il secondo. In realtà no, stanno già girando il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, quindi ne avremo per un po'. Il mio film preferito Avatar, che è un film di fantascienza, chiamiamolo fantascienza perché boh, fantasy non credo. È un film che avrò visto un milione di volte circa, non mi stanca mai. Quindi ho pensato a lungo in realtà cosa tatuarmi e che fosse ovviamente significativo. Se avete visto il film sapete che molti degli avvenimenti ruotano intorno a questo albero della vita, albero delle anime, con cui questo popolo Yonomati Kaya hanno questa forte connessione con i loro appunto defunti parenti, amici, eccetera, eccetera. E quest'albero ha tutti questi semi fluttuanti che vedete in continuazione nel film, che appunto sono le anime delle persone che non ci sono più, quindi già solo questo. È una rappresentazione molto bella, molto eterea, e c'è questa scena che mi ha colpita la prima volta che ho visto il film, proprio la primissima volta che ho visto il film, dove ci sono appunto tutti questi semi che si poggiano sul corpo del protagonista. E ovviamente mi sono tatuata, quindi il seme di quest'albero. Non ci sono contorni neri, è semplicemente colore, con la scritta penso più significativa di tutto il film, che è una frase che loro ripetono molto spesso, cioè I see you. Non mi ricordo come viene detta nella lingua locale, insomma, l'ho ovviamente scritta in inglese, che significa io ti vedo. Loro ripetono molto spesso questa cosa: io ti vedo, io vedo dentro di te, io vedo in te. Ogni volta che lo dico vengono i brividi. È anche troppo profonda da spiegare come cosa, però se avete visto il film, insomma, lo capirete. Quindi ci tenevo ad avere qualcosa tatuato e sono molto contenta della scelta che ho fatto, anche perché l'alternativa qual era? Non lo so. Dopodiché la sirena ve l'ho già fatta vedere, anche le ciglia, tutte le varie scritte. Di nuovo c'è questo qui, che vi faccio vedere così, tanto insomma è piccolino, che è il simbolo di Sailor Mars. Io sono una grande fan del mondo di Sailor Moon, ovviamente, e in particolare di Sailor Mars, che è il mio personaggio preferito. In realtà volevo tatuarmi la spilla, però non sapevo bene, poi dovevo rifarla comunque a colori, quindi ho detto, senti, mi faccio il simbolo di Sailor Mars, del suo colore, quindi rosso, che è il colore appunto un po' di Sailor Mars. Più che altro dell'outfit e tutte cose, perché in realtà non sarebbe il colore poi della pietra, delle cose, vabbè, non entriamo troppo nei particolari comunque. E poi penso uno dei più grandi che abbia mai fatto, se non il più grande probabilmente, no, uno dei più grandi, che è questo tatuaggio qui, che è uno dei penultimi che ho fatto, uno dei più recenti, che è un tatuaggio che ho fatto per anche qui un altro film. Un problema, che è Harry Potter, che è un altro dei miei film preferiti. Anzi, più che film, chiamiamola saga. Avatar è il mio film preferito, Harry Potter è la mia saga preferita, ok? Anche questo l'avrò rivisto 8000 volte, insomma, lo sapete. Ho già altre cose di Harry Potter tatuate che però sto rimuovendo semplicemente per un fatto che non mi piacciono più come posizione, come colori, eccetera. Avevo il boccino e la bottiglietta della pozione Obliviate. Comunque, a parte ciò, era da tempo che in realtà pensavo di tatuarmi una bacchetta. L'avevo pensata in mano a qualcuno, però poi ho detto non mi va di tatuarmi una mano fluttuante, anche perché ho già una mano fluttuante tatuata e sto togliendo pure quella perché anche lì non mi piace il punto. Detto ciò, mi sono detta, ok, quindi cosa posso tatuarmi e soprattutto quale bacchetta? Perché la mia casa di Harry Potter è Serpeverde, sempre è stata e sempre sarà. All'inizio volevo fare la bacchetta di Sambuco, era quella un po' più simbolica, che era passata nelle mani di più personaggi e che quindi li accomunava un po' tutti, diciamo. Poi mi sono detta, ma chi è il Serpeverde più famoso di tutta la storia? A parte, vabbè, Salazar Serpeverde, che ok, Voldemort. E mi ricordo, ero proprio su questa scrivania e ho un portapenne io laggiù, dove ho la penna della bacchetta di Voldemort, che è questa qua. La guardavo e dicevo, ma che figa che è, facciamo questa. E in realtà io, quando sono andata a farmi il tatuaggio,
avevo chiesto alla tatuatrice di fare la bacchetta di Sambuco e abbiamo cambiato tutto in corsa. E lei ha detto: sì, figata, ci sta anche molto meglio. Ovviamente poi ci ho messo un bel serpentone tutto intorno, perché ovviamente serpeverde, qual è miglior cosa di un serpente? E poi volevo tatuarmi un serpente già da tempo, quindi ho unito un po' le due cose. Ovviamente con la bocca aperta, questi bei dentoni che si vedono. E dalla bacchetta esce tutto questo fumo verde, appunto sempre per ricordare il colore della casa. È una sorta di incantesimo, no? E almeno riprende anche il verde del tatuaggio che ho di qua. Quindi passiamo a questo che ne ho un po' di nuovi. Partendo dalla mano, sapete che di recente sono diventata una super fan del K-pop. Lo sono già da qualche anno in realtà, però non mi ero mai addentrata proprio bene in questo mondo. E quindi, dopo essermi appassionata ad un gruppo in particolare, che sono i BTS, praticamente credo un mese dopo ho prenotato questo tatuaggio e anche altri che appunto ho dedicato a loro. E voi qui direte: sei pazza? Cioè, è peggio di farsi un tatuaggio per un fidanzato. Cioè, un giorno, magari quando non ci saranno più, poi lo guarderai e ci starei male. In realtà no, perché come sapete, io mi sono fatta anche il tatuaggio per i One Direction, che ho qua dietro al collo. È l'unico dei tatuaggi che ho che non vedo mai, quindi praticamente a volte me lo scordo anche. Quando l'ho tatuato, le emozioni, le sensazioni che io provavo per loro erano tutte positive, quindi non potrei avere ricordi negativi, ok, di questa cosa. Idem con loro. Non vi so spiegare, anche perché non potrei veramente spiegare a parole quello che hanno fatto, stanno facendo e faranno, spero, in futuro per me. Chi non è fan di gruppi, oppure magari chi non è molto coinvolto con la musica, magari non può capirmi, ma la musica è più della semplice musica, ok? Le persone, i gruppi sono più di semplici gruppi. E quindi mi sono tatuata, lo dico proprio sinceramente, le cose che mi venivano in mente appena pensavo ai BTS. Tra l'altro ve lo dico qui, ve lo dico adesso, ho in programma di fare anche altri tatuaggi per loro. Tra l'altro magari ve ne parlerò meglio in qualche altro video di tutto questo discorso loro, eccetera, eccetera. Comunque, mi sono tatuata sulla mano una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro è una delle canzoni soliste di JK, che è il mio bias all'interno di questo gruppo, quindi chiamiamolo un po', per chi non capisce i termini del K-pop, è il mio membro preferito del gruppo. Quindi mi sono tatuata qui sulla mano, che tra l'altro è da ripassare perché è fatto con l'ago da uno, quindi è piccolissimo, super sottile. La canzone Euphoria. Quando mi sono tatuata, ho pensato: ok, adesso poi mi chiederanno se è per la serie TV. In realtà no, semplicemente ho scelto questa appunto perché è la mia canzone preferita di JK, è una delle mie canzoni preferite in generale loro, e in più descrive appieno una delle sensazioni che io provo quando le ascolto, quando li guardo, spero quando li vedrò in futuro in un concerto, quando si potrà andare ai concerti di persona. E quindi, quale miglior cosa di Euphoria? Sono stata fino all'ultimo in realtà molto combattuta se tatuarmi in realtà Microcosmos, che è la mia canzone preferita dei BTS, ma alla fine sono felice di essere andata con Euphoria, collega anche un po' più di significati. Poi sulla mano avevo un cuoricino nero. Poi ho detto: no, non mi piace perché è troppo piccolo. Proviamo a farlo viola, sempre perché chi è fan dei BTS lo sa, c'è questa cosa che si dice sempre: I purple you, we purple you, eccetera, eccetera. Che sarebbe un modo di dire, no? Vi voglio bene, ti amo. Insomma, traducetelo un po' come vi va. E quindi mi piaceva metterlo vicino a Euphoria, poi sulla parte sinistra del corpo, dove è la parte del cuore, io romantica. Quindi sto tentando di togliere la parte nera con il laser per poi rifarlo tutto viola. Tra l'altro, sì, è un tatuaggio che ha anche JK, il famoso cuore viola che lui in realtà ce l'ha di qua. Ah, tra l'altro mi sono scordata di farvi vedere questo di tatuaggio. Ora ci arriviamo. Però non è niente di tutto ciò. Io odio copiare i tatuaggi degli altri, quindi non è neanche questo il caso. Visto che dopo arriveremo a un altro tatuaggio che è molto simile a un altro di JK, poi vi spiego. Comunque, quindi se mai non dovesse andare via con il laser la parte nera, probabilmente lo ripasserò tutto di nero e quello viola magari lo rifarò da un'altra parte o non lo rifarò, insomma. Detto ciò, andando avanti, su questo braccio di nuovo c'è, sempre per i BTS, avevo questo spazietto qua libero, quindi ho detto: why not? Se conoscete il gruppo sapete che loro sono sette membri. Quale miglior numero del 7? Poi Map of the Soul 7 è l'album con cui li ho conosciuti, quindi anche lì altro significato. C'è il famoso detto Lucky 7, quindi il 7 fortunato.
quindi speriamo ci porti pure fortuna. Sarebbe il 7, che vedete poi assomiglia molto, l'ho fatto fare molto somigliante a quello che ci ha riportato poi sull'album, e c'è un punto perché loro 7, punto. Non voglio vedere altri uomini o ragazzi nella mia vita oltre loro. Qui lo dico, qui lo firmo, perché tanto non avrebbe senso. Ok? Ok, poi andando avanti, scostiamoci un po' dai tatuaggi BTS. Mi sono fatta questo tatuaggio che in realtà è un po' un tatuaggio tappabuchi, se posso definirlo così, perché appunto avevo questo buchino, non mi piaceva vederlo vuoto. Ho detto, che cosa ci posso fare? Parlando con la tatuatrice abbiamo detto, ma qual è una delle cose che ti piace che magari non è ancora tatuato? E io ho, non dico la fissa, però sono molto convinta che ci siano gli extraterrestri. Non come li intendiamo noi e non come me lo sono tatuata, però mi faceva molto ridere questa cosa. E ho pensato, ok, facciamolo, tipo dentro una navicella, come si vede nei film, che tipo cala il raggio per prendere qualcosa dalla terra, e perché non prendere dei pezzi di pizza invece delle classiche mucche, no, che si vedono nei film. Anche perché io qua vicino ho tatuato il sushi, volevo già tatuarmi una fetta di pizza in realtà, quindi ho detto 2 più 2 fa 4, facciamolo. E quindi è uscito fuori questo tatuaggio che starete appunto vedendo, che è stupendo, mi piace tantissimo. E appunto c'è questo alieno su questa navicella che tra l'altro è ornata come del pizzo, quindi ci sono cuoricini, tutte cose, e che tira su appunto dei pezzi di pizza, che vi devo dire, se non che adoro tutto ciò. Poi un altro che ho fatto, che è qui, in questa parte qui, quindi nella curva del tra il gomito appunto e il braccio, che è un punto, vi giuro, penso uno dei più dolorosi che io abbia mai tatuato, soprattutto quando si avvicinava proprio alla parte qui della piega, e che ci ha messo molto tempo a guarire proprio perché la pelle è molto più spessa in questo tratto, e soprattutto col fatto appunto di piegare il braccio crea sempre, no, qualche rognetta in più. E cosa mi sono tatuata? Un'altra delle cose che ovviamente mi piacciono e che riporta un po' al mondo degli anime. Questa volta, come anche altri tatuaggi che ho, è a tema sirene. Penso tutte conosciate le Mermaid Melody, Principesse Sirene, che andavano in onda quando eravamo più piccole. Ecco, io ne sono ossessionata anche tuttora e molte delle loro canzoni ancora me le ascolto. Durante la quarantena ho riguardato tutti gli episodi più di una volta, ho fatto più di un ciclo di Mermaid Melody. Anche qui, cioè, devo tatuarmele perché io devo ricordare di tutto ciò. Ovviamente non potevo non tatuarmi la conchiglia iconica che loro portano sempre al collo, che poi contiene la perla di ogni principessa sirena. Qui storia curiosa e affascinante, perché in realtà la mia principessa sirena preferita è Anon, che è la sirena della perla blu, però la mia pelle ha un leggero problema con il colore blu, che tende a diventare quasi verdino e a scurirsi molto, quindi ho detto non posso rovinare un tatuaggio del genere a cui tengo tanto. Cambiamo colore e prendiamo la mia seconda principessa sirena preferita, tanto insomma il simbolo è quello. Per un momento ho pensato proprio di farlo in bianco e nero, però poi ho detto no, forse questo ha più senso colorato, e quindi ho preso appunto quella della perla viola, che è Karen. E quindi niente, questo è il tatuaggio, è bellissimo, mi piace un casino. La parte centrale della perla è proprio sulla piega del braccio e non ha guarito troppo troppo bene, infatti la parte centrale, vi metto una foto del tatuaggio appena fatto, era stupendo, cioè sembrava una perla vera. Poi guarendo, insomma, il bianco poi è un colore molto rognoso anche lì, quindi tende un po' a scomparire, diciamo, e però insomma il tatuaggio si vede. Anche di questo mi fanno un sacco di domande e chissà invece mi dice wow, è bellissimo. Prima di passare agli ultimi due, che sono anche più recenti, che ho fatto appunto insieme agli altri per i BTS che vi ho già fatto vedere, vi faccio vedere questa scritta sulla mano, che in realtà anche questa la sto laserando, non perché non mi piaccia, non perché non sia significativa, ma perché si è allargata molto. L'abbiamo fatto con un ago un pochino troppo grande rispetto a, ad esempio, vedete la scritta, e quindi sì, sto cercando di laserarlo. Comunque c'è scritto Not Today, che anche qui è un caso che sia una canzone dei BTS, l'ho fatto molto prima, l'ho fatto per una delle mie serie TV preferite, che è Game of Thrones, quindi quando è finito Game of Thrones ho voluto fare questo omaggio e tatuarmi Not Today, che vuol dire appunto non oggi, è una frase che dice molto spesso il mio personaggio preferito, che è Arya Stark, molto significativa, insomma. Chissà sa, chi non sa, non lo sapevo perché tanto non mi interessa sicuramente. Ed è veramente un discorso molto lungo. Comunque, prima vi passo al tatuaggio controverso, anche perché io mi sono andata a fare questi tatuaggi
per i BTS dopo un mese che li conoscevo, e chi segue questo gruppo sa che ci sono mille contenuti da recuperare appena si conoscono, ok? Ci sono mille video, interviste, cose che hanno girato, film, di tutto, ok? Una delle prime cose che ho iniziato a vedere sono i Run BTS, che è un programma che loro fanno da anni e anni e anni, dove fanno cose, sfide, ogni volta c'è un tema diverso. E in questo episodio io me lo ricordo particolarmente, tant'è che appunto poi mi ha fatto scattare questa cosa del tatuaggio. C'era questo ragazzo, il fiorista, insomma, che li aiutava in quell'episodio, che prima di iniziare a fargli fare tutte le varie composizioni, le cose, gli ha chiesto la loro data di nascita per fargli sapere qual era il loro fiore legato alla data di nascita, al periodo, al giorno e tutte cose, no? Quindi l'ha detto ad ognuno, ok? E poi è arrivato il fiore di JK, sì, è sempre il famoso JK, sempre il mio preferito, eccetera, eccetera. Che detto così sembra una bambinata, ma sono di quelle cose che non puoi descrivere a voce, e magari sembra anche stupido da dire ad alta voce. È un idol, è una persona famosa, un legame, una cosa che non puoi descrivere. Nessuna fantasia o cose strane, cioè semplicemente è proprio un'empatia che tu senti con questa persona, anche se non la conosci. Quando gli hanno detto il suo fiore natale, mi si è subito accesa la lampadina. Ho detto: io devo tatuarmi questo fiore. Primo, perché è un fiore bellissimo. Secondo, perché ha un nome bellissimo. E terzo, perché ovviamente mi ricorda lui, quindi sempre io romantica, ragazzi, troppo romantica. Il fatto è che io ho prenotato questo tatuaggio e poi sono andata avanti a vedere gli episodi e a recuperare tutto il resto delle cose, ed è lì che mi sono accorta che in realtà è un tatuaggio che aveva anche lui, e quindi ho detto: oddio, io l'ho già prenotato, lo voglio fare, vado e lo faccio. Poi che ce l'ha anche lui, che ti devo dire, abbiamo avuto la stessa idea, e ovviamente lui l'aveva già fatto, ma io non lo sapevo. Praticamente lui ce l'ha tatuato in un modo diverso, nel senso che prima si è tatuato il fiore e poi ci ha messo sotto questa scritta che è il significato effettivo del fiore. Infatti il giglio ha il significato del please love me, quindi per favore amami, che appena l'ho letto mi ha fatto solo voler tatuare questo fiore ancora di più, ma per una questione mia personale anche lì. Troppo complicato ed intimo da spiegare magari qui in questo video. Insomma, è un bel messaggio. Quindi questo è del perché l'ho tatuato. Non perché io volessi copiare i suoi tatuaggi, perché è una cosa che io odio quando vedo le fan che copiano i tatuaggi delle persone famose. Fatto sta, sono andata e mi sono tatuata il giglio. E appunto questo è il tatuaggio. Come sapete, vi ripeto, io ho perso molti chili, quindi la pelle del mio braccio non è tesa, e come vedete ci sono delle smagliature, che però vabbè, sono normali, insomma, ce l'abbiamo tutti, quindi via. Per molto tempo io non ho tatuato questa parte sopra delle mie braccia, tant'è che appunto in questo non c'è niente. In questo il primo che faccio è questo qui, che è un pochino interno, e poi mi piace un sacco come è venuto, quindi sì. Questo è, di certo, è un tatuaggio che non mi fa mai sentire sola, che tu dici è un tatuaggio. Quando ti ricorda poi della persona, vabbè, sto andando in cose troppo profonde, sembro tipo una pazza e basta, non lo so. Spero qualcuno abbia capito il mio discorso. L'ultimo tatuaggio, che è sempre tatuaggio per i BTS, quindi musica, emozioni, eccetera, eccetera, l'ho tatuato qua, che tra l'altro è un punto che mi piace tantissimo perché si vede, però è delicato. Anche questo l'abbiamo fatto con lo stesso ago di questa scritta, per intenderci. Anche qui è un'altra delle mie canzoni preferite, sempre loro ovviamente, che è una canzone anche molto significativa in quello che dice, in quello che racconta. Non è una canzone che canti a cuor leggero, insomma. C'è scritto Together Bulletproof, quindi insieme a prova di proiettile, insomma, Bulletproof, che è un tatuaggio sicuramente per darti forza nei momenti di sconforto, e che appunto loro ripetono più volte in questa canzone: Together Bulletproof, Forever Bulletproof. La T di Together ricorda appunto un 7, e il fatto che insieme siamo a prova di proiettile è una cosa che ti fa sentire meno sola in qualche senso, in qualche modo. Poi non so se lo sapete, ma BTS sta per Bangtan Sonyeondan, che in coreano vuol dire proprio Bulletproof Boys, quindi ragazzi a prova di proiettile. E quindi questo mi ricorda un'altra volta, insomma, sempre di loro. Sono piccole cose che magari appunto una fan, una persona capisce se le sa. Mi piaceva, insomma, il fatto di saperle io in primis e poi, insomma, potervele magari spiegare. Andatevi a ascoltare la canzone e a leggervi la traduzione, perché è meravigliosa ed è molto toccante, perché di certo
non parla di un loro periodo facile, ma comunque mi sembra ne siano usciti più forti di prima, quindi sono molto contenta. Poi sicuramente molti si ricorderanno che sulla gamba avevo tatuato il tatuaggio del mio cane Gwenda, che ormai ha quasi 13 anni, insomma appena ho aperto il canale l'avevo anche forse appena presa, quindi molti se la ricorderanno ai tempi quando era piccola piccola. Fatto sta che adesso ho preso altri due cani, Amarok e Icy, e non volevo lasciare il tatuaggio di Gwenda da solo, quindi ho aggiunto anche i loro. Quindi mi sono tatuata Amarok e Icy, ovviamente insieme alla tatuatrice abbiamo lavorato per farli più simili possibili, alcune cose particolari tipo Icy ha un'orecchietta un po' che ogni tanto le si piega, quindi l'abbiamo fatta un po' piegata. Amarok ha sempre questo fatto di portarti un giochino quando ti vede, quando rientri in casa dopo un po', e quindi l'ho voluto fare con questa pallina rossa. Insomma, sono molto 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 fedeli agli originali. Poi mi piace appunto il fatto che siano sempre sulla gamba sinistra, quindi è sempre la parte del cuore. Il fatto che siano sulla gamba, quindi li avrò letteralmente per sempre con me, e in qualche modo cammineranno sempre insieme a me anche quando passerà molto 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 tempo, ma non ci saranno più. Ma era una cosa che volevo aggiungere. Quindi questi erano tutti i miei nuovi tatuaggi, quelli che ho aggiunto nell'ultimo periodo. Ovviamente ne aggiungerò altri, più li guardo più mi vengono in mente cose che posso tatuarmi, quindi è quello il problema. E poi appunto vedremo come andrà questa questione laser, vi sto portando con me poi nelle varie sedute, quindi vi farò vedere. Fatemi sapere se anche voi avete fatto un tatuaggio recentemente, scrivetemi un commento qua sotto, mi raccomando, io mi vado a leggere tutto. Fatemi sapere se vi piacciono quelli nuovi che vi ho fatto vedere, e se non vi piacciono non mi scrivete niente, perché tanto nessuno vi ha costretto a voi a tatuarveli, quindi non avrebbe veramente senso scrivere tipo che brutti questi tatuaggi, anche se non lo potete dire perché sono tutti belli i miei tatuaggi, ve lo dico. Non ci sarà spazio per questo tipo di commenti, ve lo dico adesso. E questo è, ragazzi, spero questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto passare un po' di tempo, e noi ci vediamo spero il più presto possibile con un nuovo video. Vi mando un bacio gigante e ci vediamo presto, ciao.